Comunico che in relazione alle audizioni formali in videoconferenza che avranno ora inizio, è stata preventivamente acquisita l'autorizzazione della Presidenza del Senato alla trasmissione audiovisiva anche mediante il canale satellitare del Senato e la Web TV ed è altresì pervenuto il consenso di ciascuno degli auditi alla pubblicità del proprio intervento. Allora, svolgiamo audizioni sul disegno di legge 1785, equilibrio di genere nelle cariche pubbliche. La prima nostra ospite è la professoressa Elisa Giomi, associato di sociologia all'Università Roma III, commissario dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni. Professoressa, le do la parola. Ci sente? Professoressa Giomi, è collegata? Noi la vediamo ma non la sentiamo. Riusciamo? Professoressa? Passiamo nel mentre cerchiamo di risolvere questo problema alla professoressa Diletta Tega, associato di diritto costituzionale presso l'Università Alma Mater Studiorum di Bologna. Professoressa Tega, ci sente? Mi sentite? Professoressa Giomi, mi sente? Ora sì. Prefetto, la pregherei, le do la parola. Abbiamo avuto noi un problema. Prego, per 10 minuti, grazie. Posso iniziare? Ok, la sento con un forte rimbombo, spero che invece a me sentiate correttamente. La Mi sentiamo conferma? benissimo, benissimo. Benissimo, allora procedo. Intanto molte grazie per questa occasione. Trovo che sia una proposta, un disegno di legge, quello che analizziamo di estrema efficacia e, come si suol dire, proprio timely, arriva al momento giusto, anzi, come dire, forse era proprio allora. Io darò un contributo che mi vede parlare nella qualità e di docente, sociologa e studiosa di temi di genere, ma anche di, come dire, testimonial, se posso utilizzare questo termine, cioè componente di un'authority, l'autorità per le garanzie nelle comunicazioni, che già adesso rispetta, la prescrizione virtuosa del DDL, appunto dei 2/5 di componenti appartenenti al genere meno rappresentato, nel qual caso appunto le donne. Faccio una riflessione, diciamo, di stampo generale, partendo dal presupposto che ovviamente questo DDL, nel momento in cui appunto mira a riequilibrare in termini di genere, la composizione delle componenti di organi costituzionali e società controllate e non controllate e di authority dipendenti, si iscrive naturalmente dentro una logica di quote. Allora, è importante sottolineare quelle che sono state da sempre, faccio un po' l'avvocata del diavolo, le il talento, il merito delle donne che dovrebbero essere reclutate in virtù appunto del merito e non di un'appartenenza di genere. Partiamo dal presupposto che il genere meno rappresentato negli organi che abbiamo citato è ovviamente quello femminile. Quindi, insomma, una diminuzio per le donne stesse. Questa critica, dal mio punto di vista e anche dal punto di vista dottrinale, è assolutamente infondata, nel senso che le quote hanno proprio la funzione, e quindi anche questo DDL, di riequilibrare ex post, di correggere ex post, almeno un po', tutta una serie di asimmetrie, penalizzazioni e vere e proprie barriere che si generano ex ante e che permangono durante tutta la parabola professionale, di moltissime donne. Solo due dati per renderci conto di che cosa stiamo, dicendo.
In Italia le donne hanno 2020 il diploma nel numero del 64,5%, quindi un numero molto forte, una quota che supera di 5 punti percentuali il numero degli uomini diplomati. Se poi andiamo a vedere il caso della laurea, noi siamo laureate nel 22,6% dei casi contro il 16% maschile. La differenza nei percorsi scolastici, educativi e accademici maschili e femminili è piuttosto pronunciata, ma a fronte di questa asimmetria in favore delle donne, poi andiamo a vedere la ricezione del mercato del lavoro e scopriamo che il tasso di occupazione femminile in Italia, ancora dati aggiornati al 2020, è del 48,4% ed è il più alto mai raggiunto secondo le serie storiche Istat, contro il 66,6% maschile. Quindi il mondo del lavoro non risponde agli uomini e alle donne nello stesso modo, nonostante la preparazione femminile. Le differenze salariali ci raccontano ulteriormente di questo gap. In Italia, noi abbiamo nel settore privato una sperequazione retributiva che l'osservatorio Job Pricing attesta nell'ordine del 12%, sono 3.000 euro annui. Ed è una sperequazione retributiva che si salda a un altro tema di squisito interesse per questo DDL, che ha a che vedere con la mancanza di progressione di carriere al femminile. Nelle aziende private le donne adesso sono al 25% nei profili manageriali e se andiamo a vedere ciò che accade nelle società quotate, il gap si approfondisce ulteriormente. Sappiamo allo stato delle cose che nei paesi europei che hanno introdotto una politica di quote negli ultimi 10 anni, queste hanno sensibilmente migliorato l'equilibrio di genere e hanno costituito l'unico strumento a garanzia di una equa rappresentanza femminile nelle istituzioni, nelle aziende. La legge Golfo Mosca, opportunamente citata anche dall'impianto del DDL, ci ha reso in Italia un caso virtuoso perché dal 2012 è aumentato enormemente il numero delle donne nelle società quotate e partecipate pubbliche nei consigli di amministrazione. Ma, e concludo, dal mio punto di vista, questo DDL non risponde solo a un principio, diciamo, di giustizia universale astratta, se così possiamo dire, nel senso che va a riequilibrare quello che è uno squilibrio trasversale ed evidente. Questo DDL ha anche un'efficacia da un punto di vista operativo, nel senso che tutti coloro che occupano posizioni apicali negli ambiti interessati dal DDL, quindi appunto organi costituzionali, authority come nel mio caso, società controllate o meno, svolgono il proprio lavoro, si suppone, in base a criteri di obiettività e di indipendenza oppure di virtuosità. Criteri fondati sulle pratiche e i saperi dottrinali o sulle buone pratiche aziendali e istituzionali. Tutti noi possiamo essere imparziali, possiamo essere obiettivi, possiamo essere efficaci nello svolgimento del nostro lavoro, ma non saremo mai neutrali né neutri, nel senso che portiamo nello svolgimento del nostro lavoro anche in posizioni apicali, anche in posizioni di decision making, come si suol dire, evidentemente la nostra sensibilità, il nostro sguardo sul mondo, che sono condizionati da molti fattori e in primis certamente dall'appartenenza di genere, che è una dimensione fondativa dell'identità. Vedo concretamente, e concludo, una diversità nelle culture professionali di uomini e donne, vedo pratiche relazionali diverse, vedo modi diversi di abitare le istituzioni e anche il potere. Vedo un comune denominatore, fra le donne e gli uomini, non perché vi sia una psiche femminile e maschile diversa e universale, ma perché inevitabilmente da donne e da uomini veniamo cresciuti in un certo modo, condividiamo vissuti ed esperienze.
questa diversità di culture professionali, di modi di relazionarsi e di vivere l'istituzione è inevitabilmente una ricchezza. Nel momento in cui la si può valorizzare, nel momento in cui la si può rappresentare adeguatamente e anche contaminare, questo restituisce un beneficio per tutta l'istituzione. E credo che questo DDL possa veramente aprire la pista in questa direzione. Il mio giudizio quindi è molto favorevole. Molte grazie professoressa, davvero, per il qualificato contributo che ci ha fornito. Do adesso la parola alla professoressa Diletta Tega, associato di diritto costituzionale presso l'Università Alma Mater Studiorum di Bologna. Prego, professoressa Tega. Saluto e ringrazio per l'invito, il Presidente, la Commissione, coloro che sono presenti. Il mio intervento, Presidente, verte sull'articolo 2 del DDL 1785. Dunque, in un libro molto interessante di Francesco Bonini, intitolato Storia della Corte Costituzionale, edito nel 1996, in appendice l'elenco dei nomi dei giudici che hanno fatto parte della Corte. Fino al momento dell'uscita del libro, è intitolato Gli uomini della Corte Costituzionale, pagina 353. Ora, da studiosa di giustizia costituzionale, prima ancora che da donna, vi devo dire che quel titolo mi ha sempre colpito, oserei dire che mi ha ferito, perché mette a nudo una realtà che, ripeto, fino al 1996 è stata completamente impermeabile all'ingresso di competenze femminili, docenti universitarie, avvocate, magistrati. Su un totale di 100 giudici sono state nominate o elette dal 1956 ad oggi, fatemi dare qualche numero, solo 7 donne. Nel 96 il presidente Scalfaro rompe il tabù nominando la prima donna Fernanda Contri. Sempre di nomina presidenziale sono state Maria Rita Saulle nel 2005 nominata da Ciampi, Marta Cartabia nel 2011 nominata da Napolitano, poi diventata la prima presidente donna del collegio. Daria De Pretis nel 2014 ed Emanuela Navarretta nel 2020, entrambe nominate da Mattarella. Soltanto nel 2014 il Parlamento in seduta comune riesce ad eleggere una donna, per ora l'unica donna di elezione parlamentare, Silvana Sciarra. La magistratura fa anche peggio, perché attende addirittura il dicembre del 2020 per eleggere per la prima volta una donna, Maria Rosaria Sangiorgio, proveniente dalla Cassazione. Dunque, per la prima volta, sul finire del 2020, siedono contemporaneamente nel collegio ben 4 giuriste. Non era mai capitato e ho l'impressione che difficilmente si tornerà indietro da questo percorso virtuoso, per quanto incredibilmente tardivo. Ora, questi dati numerici così eclatanti si spiegano, almeno in riferimento ai primi decenni di attività della Corte, a causa della difficoltà delle donne di raggiungere posizioni di vertice nell'Accademia, nella magistratura, nell'avvocatura. Ma poi questa giustificazione è venuta per la gran parte meno, svelando altre diverse motivazioni radicate purtroppo nella cultura e nella società italiana, a tutte note e su cui non mi voglio soffermare. Dunque, il DDL 1785 di cui discutiamo, sceglie la via di una cosiddetta quota, come è stato già detto, per assicurare la presenza del sesso meno rappresentato nel collegio. Guardate, personalmente io credo che la formulazione dell'articolo 2 del DDL 1785 ponga una problematica che non mi pare di semplice risoluzione. Attenzione, non mi riferisco alla scelta di introdurre la cosiddetta quota nella legge 87 del 53, articolo 1, perché sono dell'idea che gli articoli 3 e 51 della Costituzione diano una copertura totale ad una legislazione ordinaria di revisione che si ripropone semplicemente di esplicitarli e che non sia necessaria, a mio parere, né
una legge costituzionale né una revisione dell'articolo 135 della Costituzione. Due i motivi che mi convincono di questo. In primo luogo, guardando le norme costituzionali specificamente dedicate alla Corte Costituzionale, l'articolo 2 in esame non riguarda né la materia oggetto dell'articolo 135, ovvero i requisiti di qualificazione prescritti per i giudici costituzionali, né quell'oggetto dell'articolo 137. Dunque, non, perché non sussiste alcun tipo di legame tra il sesso dei giudici e la loro indipendenza. In secondo luogo, la copertura offerta dagli articoli 351 è stata del resto ritenuta sufficiente per introdurre norme giuridicamente vincolanti e azionabili nel contesto di altre prerogative di scelta di non minore rilievo costituzionale. Ovviamente mi riferisco al diritto di voto dei cittadini, in relazione al quale, come è stato detto, ormai anche la legislazione nazionale prevede misure di riequilibrio per la rappresentanza di genere. In questo senso va anche l'importante sentenza 81 del 2010, in cui la Corte Costituzionale, come dire, dichiara che vi sia una possibilità di limitare un atto politico di nomina per effetto di fonti primarie attuative dei principi di cui agli articoli 3 e 51. La problematica invece che io vedo e che vi devo dire purtroppo non mi sembra superabile attiene per così dire alla meccanica della norma dell'articolo 2. La composizione della Corte, come sapete, è particolarmente composita, dunque si tratta di mettere in atto un'operazione più complessa rispetto a quella sottesa alla legislazione elettorale del riequilibrio, sia perché la Corte non è organo di rappresentanza politica, sia appunto perché la meccanica delle nomine barra elezioni coinvolge ben tre organi designativi. Dalla formulazione dell'articolo 2, vi devo dire, non emergono né le modalità attraverso le quali la cosiddetta quota di riequilibrio vada ad operare, si possa mettere in pratica da parte appunto dei tre poteri designatori nell'arco di 3 anni, e neppure emergono quelle modalità che dovrebbero servire per sostituire i componenti della Corte venuti a cessare in corso di mandato, in modo sempre da garantire il rispetto della proporzione numerica dei 2/5. Non credo che sia un caso che ci sia questa genericità. Credo che ci sia vista la difficoltà di coordinare le tante variabili dovute ai diversi turni con cui si alternano i designatori e al fatto che il mandato dei giudici scade in maniera scaglionata. Allora potrebbe bene accadere che uno di questi poteri, per esempio la magistratura contabile o quella amministrativa, al momento in cui viene il proprio turno, si trovino, non dico non avere candidati femminili tra cui scegliere, ma ad avere una platea molto ristretta, con profili magari anche eccellenti, ma per il possesso di competenze e specializzazioni diverse da quelle richieste a un giudice costituzionale. Segnalo, tra l'altro, che si registrano ancora gravi ritardi nell'accesso di figure femminili alle posizioni di vertice, per così dire, delle giurisdizioni. Basti pensare che solo nel 2019 una donna è arrivata ai vertici della magistratura contabile come presidente aggiunto, mi riferisco alla dottoressa Laterza. Potrebbe poi anche accadere che il presidente della Repubblica, che come abbiamo visto dal 1996 è il potere più virtuoso per quanto riguarda il riequilibrio, si trovi a dover supplire al fatto che poteri che lo hanno preceduto nell'elezione non hanno voluto o non hanno potuto seguire il dettato dell'articolo 2. Ad esempio, la prassi ci dice che il Parlamento in seduta comune ha spesso molto ritardato l'elezione dei giudici costituzionali. Tale ritardo, scusate, accompagnato dall'incognita del rispetto della cosiddetta quota, potrebbe interferire con la nomina presidenziale o con l'elezione da parte delle supreme magistrature. Immaginate il caso che il Parlamento tardi nell'elezione di uno o più giudici, o che li elegga tutti uomini. Potrebbe
Potrebbe accadere che il presidente o debba attendere per verificare la copertura della quota o a propria volta si trovi nella necessità di nominare solo donne, con il requisito dunque di genere prevalente, ad esempio sulle specializzazioni disciplinari che potrebbero risultare indispensabili al collegio in quel dato momento. Insomma, il rendimento della formula adottata dal Costituente è stata davvero molto alto, nonostante il mancato riequilibrio per la gran parte della storia della Corte. Si può davvero affermare che la Corte Costituzionale è stata fra le istituzioni repubblicane e democratiche che meglio di altre hanno funzionato. E in parte forse lo si deve proprio anche alla composizione, così composita. Concludo. Per questi motivi, il mio suggerimento è quello di non introdurre una quota in senso tecnico, ma piuttosto raccomanderei di farsi carico, elezione per elezione, nomina per nomina, di sensibilizzare i poteri che di volta in volta devono scegliere i giudici costituzionali. Il collega De Fenu, in una precedente audizione, ha giustamente affermato, a mio parere, che questo DDL è un po' una sconfitta della politica, una politica che non è riuscita da sola e dall'interno ad attuare gli articoli 3 e 51 della Costituzione. Come ho detto, dal 1956 il Parlamento è riuscito ad eleggere una sola donna nel 2014. Ecco perché in particolare, mi pare che il Parlamento dovrebbe e potrebbe più facilmente degli altri poteri attuare la prassi del riequilibrio. Vi ringrazio per l'attenzione. Professoressa Tega, molte grazie. La parola adesso al professor Matteo Cosulic, associato di diritto costituzionale presso l'Università di Trento. A lei la parola. Grazie, grazie Presidente. Io ringrazio lei e la Commissione per il graditissimo invito. Sono onorato di essere qui tra voi a discutere di questo tema di grande interesse. Immagino come costituzionalista di essere stato invitato, di essere audito per sentire da me più che un parere in termini di opportunità, un parere in termini di legittimità del disegno di legge 1785. Peraltro, diciamo, per sgombrare il campo da ogni possibile equivoco, devo dire che in termini di opportunità sono assolutamente favorevole a un intervento legislativo di questo tipo, anche in quanto attuativo di principi costituzionali che l'articolo 1 del disegno di legge indica in modo inequivoco, ed in particolare il principio di uguaglianza sostanziale, cui sono molto legato. Soprattutto l'articolo 1 ragiona di democrazia paritaria e porta nella legislazione italiana questa locuzione che, da quello che ho visto da una veloce ricerca, non è stata finora impiegata in testi legislativi. Viene in sostanza esplicitato un principio desumibile da quelli espressamente indicati nella Costituzione repubblicana, e ciò è da guardare sicuramente con favore. Questo disegno di legge si richiama evidente ad alcuni precedenti con riferimento ai vari tipi di intervento che propone, perché come vedremo è un disegno di legge piuttosto eterogeneo e conseguentemente si sviluppa secondo canali differenziati, pur attuando l'unico principio appunto della democrazia paritaria. Quanto alle elezioni, naturalmente all'elezione dei membri togati del Consiglio Superiore della Magistratura, si rifà alla consolidata ormai dal 2010 giurisprudenza costituzionale in materia di parità di genere nelle elezioni. Quanto poi alla previsione di quote minime per genere, lì è evidente il richiamo alla legge del Rio, vale a dire all'articolo 1, comma 137 della legge 56 del 2014, laddove stabilisce che nelle giunte dei comuni con popolazione superiore ai 3.000 abitanti, ciascun genere deve essere rappresentato almeno
cioè al 40% dei componenti. A sostegno di questo orientamento troviamo naturalmente sia la giurisprudenza amministrativa sia la giurisprudenza costituzionale. La collega Diletta Tega citava poc'anzi la sentenza 81 del 2012 della Corte Costituzionale, che notoriamente, sebbene dichiari inammissibile il conflitto intersoggettivo, tuttavia richiama il carattere precettivo dell'indicazione statutaria dello statuto regionale con della Campania relativamente alle quote nelle nomine presidenziali della giunta regionale. Infine, per quanto riguarda le società controllate a pubbliche amministrazioni, quotate per carte regolamentati, è stato ricordato il precedente della legge Golfo Mosca, cioè della legge 120/2011, che opportunamente la stessa relazione al disegno di legge richiama, e qui si tratta di una estensione di questa previsione che ha avuto esiti felici e trova il sostegno anche giurisprudenziale. Poiché appunto gli interventi sono interventi tra di loro eterogenei, le modalità sono differenti. Per quanto riguarda, se vogliamo riprendere il lessico della terminologia, il lessico della Corte Costituzionale, della giurisprudenza della Corte Costituzionale, potremmo dire che con riferimento all'elezione, componenti togati del Consiglio Superiore della Magistratura, li abbiamo non un vincolo di risultato, ma un vincolo di metodo, perché attraverso la doppia preferenza di genere si facilita, ma di per sé non si realizza in modo automatico, il riequilibrio di genere nella composizione dell'organo. Questa è la sentenza 4/2010 della Corte Costituzionale che citavo poc'anzi. Negli altri casi invece il vincolo non è un vincolo di metodo, ma un vincolo di risultato, attraverso la garanzia di una componente minima, di una frazione minima di rappresentanti di ciascun genere negli organi interessati. Naturalmente, questo è ovvio, la previsione è bidirezionale, cioè va a favore del genere sottorappresentato, qualunque esso debba essere. Vabbè, se, conoscendo la cultura dominante del nostro paese, è facile intuire quale sia il genere sottorappresentato. Però segnalo, diciamo, che molto più a nord in Europa le quote in alcuni casi cominciano a giocare anche a favore del genere che in Italia sembra difficile concepire come sottorappresentato. E tuttavia devo dire, meditavo proprio leggendo il disegno di legge, che con riferimento ai magistrati eletti nel CSM questo potrebbe anche accadere, perché sappiamo della presenza sempre più femminile, sempre più consistente della magistratura, questo potrebbe tradursi in effetti in una maggiore presenza femminile e anche una presenza maggioritaria nella componente togata del Consiglio Superiore della Magistratura, cosa che peraltro sarebbe pure auspicabile. Detto questo, credo di dover sottolineare, diciamo, credo di avere professionalmente, diciamo così, sottolineare alcuni profili problematici, in parte richiamati anche dalla collega Tega con riferimento all'articolo 2, vale a dire alla meccanica, così la chiamava con questa espressione felice, dell'articolo 2. Anzitutto, a me pare che all'articolo 2 non sia chiaro una sorta di rinvio, dove il disegno di legge recita che si prevedono altresì le modalità di sostituzione dei componenti della Corte venuti a cessare in corso di mandato, in modo di garantire il rispetto della quota dei due quinti. Non è chiaro in questo caso a quale fonte si stia andando a rinviare, visto che è esattamente il disegno di legge che è chiamato a disciplinare questa modalità di scelta dei giudici costituzionali, anche se venuta a cessare in corso di mandato. Per di più, come veniva appunto poc'anzi richiamato, circostanza che la Corte si componga di giudici che vengono scelti da organi differenti non è facilmente conciliabile con la previsione della quota minima, della frazione minima dei due quinti, perché questo farebbe sì che
progressivamente chi si trova a eleggere o nominare per ultimo venisse maggiormente limitato nella propria scelta, a meno che non si voglia ipotizzare una sorta di accordo preventivo, una sorta di diciamo, atto convenzionale tra gli organi chiamati a scegliere. Un ulteriore profilo di una qualche problematicità riguarda, secondo me, il grado che deve rivestire l'atto chiamato a intervenire in materia, perché, come è noto, l'articolo 137 della Costituzione, laddove prevede la disciplina della Corte Costituzionale, istituisce sia una riserva di legge costituzionale, sia una riserva di legge ordinaria. Sebbene la lettera del 137 potrebbe indurre a reputare che ci sia qui spazio per la legge ordinaria, non bisogna dimenticare che la legge costituzionale in passato ha regolato anche profili relativi all'elezione o alla nomina dei giudici costituzionali, in particolare l'articolo 3 della legge costituzionale 2 del 1967. Lascio invece da un canto il problema dello status peculiare che forse riveste la legge 53 del la legge, scusate, 87 del 1953. Preclara dottrina ma risalente, abbastanza noto, attribuiva a tale legge uno status in qualche modo differenziato dalle leggi ordinarie. Tuttavia bisogna dire che negli anni più recenti ci sono state novelle alla 53, alla legge 87 del 53, attuate con legge ordinaria. Questo farebbe pensare che sarebbe possibile un intervento di tal fatta, sebbene rimane il dubbio che sia necessario piuttosto un intervento con legge di grado costituzionale. A mio avviso il problema si pone in modo particolarmente delicato con riferimento alle nomine presidenziali, alla nomina presidenziale dei giudici costituzionali, dove è pur vero che il Presidente della Repubblica è stato sicuramente l'organo più virtuoso, infatti con una sola eccezione tutte le nomine femminili vengono dal Quirinale, quindi è l'organo più sensibile alle esigenze di riequilibrio. Questo è vero, però è anche vero che la procedura di nomina presidenziale è interamente disciplinata a disposizioni di grado costituzionale. Se si trovano disposizioni legislative ordinarie, articolo 4 della legge 87 del 53, sono meramente riproduttive di disposizioni costituzionali. Questo forse dovrebbe indurre a qualche cautela nel pensare di poter disciplinare la nomina presidenziale con disposizioni di grado legislativo ordinario. Quindi forse professore, dovrei invitarla ad arrivare alle conclusioni perché... Concludo, grazie. Bene, volentieri, sono arrivato al termine, quindi una trentina di secondi. La questione si pone in termini diversi con riferimento invece ai componenti del CSM, perché in questo caso le modalità di elezione parlamentare sono attualmente ordinarie, la 195 del 58, quindi il problema non si pone e ugualmente non si pone con riferimento al Consiglio Nazionale Comune del Lavoro, perché nuovamente la disciplina della sua composizione, al di là delle generiche indicazioni che si trovano al 99 della Costituzione, è interamente rinvenibile nella legislazione ordinaria. Vi ringrazio per l'attenzione. Molte grazie. La parola adesso alla dottoressa Francesca Bagni Cipriani, consigliera nazionale di parità, Ministero del Lavoro. Prego, dottoressa. Non la sentiamo, dovrebbe attivare il suo microfono. Non la sentiamo, dottoressa. Questo. Mi sentite adesso? Adesso sì, prego. Ok, grazie mille. Io credo che diciamo vi ringrazio per l'invito di oggi per un ragionamento su questa proposta di legge. Immagino che l'ampliazione sia quella che noi sul territorio abbiamo il compito di controllare che una serie di decisioni di normativa che sono legate al rispetto della presenza di genere vengono rispettate.
Quindi l'estensione di questa decisione, cioè quella di allargare a un'altra serie di organismi che sono gli organismi più prestigiosi, diciamo, del nostro paese, la Corte Costituzionale, il CNEL, il Consiglio Superiore della Magistratura, e poi tutte le consulenze del governo, evidentemente è qualcosa che ci coglie con una grande disponibilità e una grande attenzione alla possibilità che effettivamente questa legge faccia il suo cammino e che porti finalmente un cambiamento nella panoramica e nella geografia del nostro paese. Dico questo perché noi abbiamo già dei punti di controllo, cioè noi siamo, diciamo, presenti su tutto il territorio, c'è una consigliera per ogni provincia, una per ogni regione e poi c'è quella nazionale. E abbiamo esattamente questo compito, cioè individuare fenomeni discriminatori sui posti di lavoro. Dentro questi fenomeni discriminatori ci sono anche il rispetto della legge Delrio, c'è anche la composizione per le nomine all'interno della pubblica amministrazione, e c'è anche evidentemente tutto il meccanismo della progressione di carriera all'interno dei posti di lavoro. Naturalmente, diciamo, questa è la prima fascia della presenza, del riconoscimento del fatto che la presenza femminile è al di sotto di ogni possibile confronto con il resto dell'Europa e anche non solo l'Europa per quello che riguarda la presenza femminile nei ruoli decisionali. Quindi il fatto che questa legge ponga questo problema, che è il problema di un riequilibrio che premia non solo la competenza, come diceva prima la dottoressa Giomo, che sicuramente facendo, diciamo, una ricognizione su quelli che sono i livelli di competenza attraverso le lauree, percorsi eccetera, degli uomini rispetto alle donne, delle donne rispetto agli uomini, in realtà io credo che il premio che noi andiamo cercando è proprio la valorizzazione della diversità, che è molto diverso dalla differenza. Una cosa è la differenza e una cosa è la diversità. Io credo che la ricchezza di un paese, la ricchezza della possibilità di costruire anche nuovi orizzonti, andare avanti nella costruzione di una società più giusta, più utile, più importante, più ricca nelle sue esposizioni, dipenda anche dal fatto che ci siano due teste, una maschile e una femminile, che ragiona, pensa, agisce per la valorizzazione di tutte e due, diciamo, le sfere di questi soggetti. E quindi credo che questo sia poi alla fine l'obiettivo finale sul quale noi ci stiamo lavorando da sempre, devo dire, perché fino adesso, diciamo, voi l'avete raccontato, l'avete spiegato, noi l'abbiamo studiato a suo tempo, lo ripetiamo nelle scuole dove andiamo a fare lezioni su questi importanti passaggi del nostro paese, la valorizzazione delle presenze femminili a tutti i livelli. E questa condizione però è una condizione che nel nostro paese non risulta essere accettata, nel senso che noi rimaniamo sempre al di sotto di una certa percentuale, al di sotto di una certa presenza, e quindi ci manca, può mancare e può essere quindi una handicap importante per quello che può essere lo sviluppo di questo paese, il fatto che manca un pezzo, diciamo, di ragionamento, un pezzo di sensibilità, un pezzo di costruzione di un percorso. Io quindi credo che sia molto importante che questa proposta di legge arrivi fino in fondo. Quello che io chiedo, mi domando a voi, perché siete voi che me lo potete solo dire, è che vorrei capire, diciamo, se effettivamente anche di questo tipo di presenza, di riequilibrio della presenza femminile, risulterà poi essere responsabile un controllo da parte delle consigliere. Sì.
perché potrebbe essere individuato appunto come un fenomeno discriminatorio. Noi interveniamo sui fenomeni discriminatori. Io credo che può essere importante, perché noi abbiamo già agito, stiamo agendo, per esempio, nella inadempienza della legge del Rio. Noi abbiamo già agito, stiamo agendo sulla composizione delle valutazioni delle nomine all'interno della pubblica amministrazione. Quindi noi già abbiamo una serie di azioni, abbiamo già di fronte alla inadempienza da parte delle aziende di una non formulazione dei piani di azioni positive, che quindi li mette, diciamo, in mora rispetto a tutta un'altra serie di potenzialità che l'azienda potrebbe sviluppare. Non possono assumere, non possono fare bandi, quindi diciamo c'è una condizione che è legata all'azione delle consigliere, che è quella di controllo, ma è anche di sanzione di comportamenti che non rispettano i meccanismi del riequilibrio della presenza di genere all'interno di questi organismi. Quindi quello che io chiedo, quello che mi piacerebbe capire e vedere se questo poi potrebbe essere anche lo sbocco, se anche queste inadempienze passano attraverso un'azione di controllo e quindi anche di denuncia da parte della consigliera di parità. Quindi è una diciamo domanda che pongo e spero di avere anche un po' una risposta da questo consesso. Per me la legge va benissimo comunque. Grazie. Grazie, dottoressa. La parola adesso per l'ultimo intervento alla dottoressa Giovanna Badalassi, in rappresentanza del settimanale online Noi Donne e del sito Ladynomics. Buongiorno a tutti, gentile Presidente, onorevoli senatrici e senatori. A nome di Noi Donne, con uno storico periodico di politica delle donne di Ladynomics, che è un sito di ricercatrici di economia e di politica di genere, vi ringrazio per l'occasione di averci invitato a proporre le nostre idee per questo per noi importantissimo disegno di legge. Molte indicazioni le condividiamo rispetto alle audizioni che ci hanno preceduto, soprattutto tutte da parte di autorevoli costituzionalisti e professionisti con importanti contributi tecnici, tra i quali ricordiamo anche il network di Noi Rete Donne, del quale anche noi facciamo parte. Oggi quindi il nostro contributo, visto che siamo anche, veniamo in fondo per ultime, quindi chiudiamo in bellezza, chiudiamo con una chiave di lettura un po' diversa e ci concentriamo su quelli che sono i vantaggi per il sistema che questa legge può portare, i vantaggi anche di carattere economico, politico e di benessere, sia in termini assoluti, ma soprattutto in relazione a quello che è il momento storico specifico che stiamo vivendo, che è proprio un momento particolarmente adatto per questo disegno di legge. Intanto ricordiamo che le quote di genere non sono ancora ben, come dire, accettate in generale dal sistema, nonostante anche nei vostri documenti preparatori venga emerso con molta chiarezza da quanti anni si parla di quote di genere, da quanti anni anche si sperimentano, si adottano e si applicano. Partiamo proprio dalla Convenzione sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti della donna, che è stata recepita in Italia dall'85, quindi c'è una lunga storia. Di solito la principale obiezione che si pone è quella relativa al merito. In realtà il merito c'è e non viene riconosciuto, quindi questo è il motivo per cui c'è bisogno delle quote. Cito una sola ricerca tra le tante, e ora veramente sono veramente tantissime le ricerche che, come dire, dimostrano questa evidenza, una ricerca australiana che ha monitorato 1200 bilanci di società quotate e ha visto che aumentando del 10% la quota di donne nel consiglio di amministrazione, omettendo una donna come amministratore delegato, il valore delle aziende aumenta mediamente tra il 5 e il 6% come quotazione di valore in borsa. Allora, quale azienda oggi potrebbe, come dire, rinuncerebbe a una promessa praticamente dimostrata di poter aumentare il proprio valore in borsa semplicemente promuovendo delle donne? La maggior parte. Quindi vuol dire che c'è un bias, un pregiudizio di genere talmente forte che va anche oltre la convenienza economica dimostrata. Quindi questo è un punto che in qualche modo, come dire, non può far deviare dalla volontà di approvare, a nostro parere, questo disegno di legge. Un altro punto che ci interessa sottolineare è come le quote di genere vengono sempre messe in relazione
ha le legittime aspirazioni di carriera, soprattutto delle donne, perché il genere, quello, è già stato detto, meno rappresentato. A nostro parere, però, forse, e questo, come dire, è sacrosanto, è un principio costituzionale, pari opportunità, quindi su questo chiaramente, come dire, è la base di partenza. Però a nostro parere è anche utile e forse più urgente valorizzare il valore in termini di contributo alla collettività che le quote di genere, un riequilibrio di genere possono dare. Soprattutto quando le classi dirigenti sono più equilibrate e quando le donne non sono cooptate, ma in qualche modo accedono, no? A questi posti, a queste posizioni di leadership con dei percorsi trasparenti e chiaramente premianti. Ci sono dei vantaggi che sono stati evidenziati e dimostrati da molte ricerche e trovate riferimenti nel documento che vi abbiamo già mandato e che quindi speriamo venga allegato agli atti di questa audizione. Allora, gli studi internazionali ci dimostrano che nelle istituzioni dove ci sono più donne elette o nominate ci sono politiche nelle quali c'è una maggiore attenzione ai diritti civili, al superamento delle disuguaglianze, alla parità sociale, più iniziative a favore delle famiglie, delle donne e dei bambini e un maggiore contrasto alla violenza contro le donne e alla parità salariale. In questo momento storico, con la crisi sociale ed economica che stiamo vivendo, questo è un elemento sicuramente da tenere in considerazione. In Italia, nelle regioni dove ci sono più donne elette nelle amministrazioni comunali, c'è anche un più elevato livello di spesa pro capite per i servizi socio-assistenziali. Quindi questa è un'evidenza proprio empirica che non è soggetta ad opinioni. Un'altra indagine in Canada ha dimostrato come in circa 50, in una circa, un'altra ricerca in Canada ha dimostrato come in circa 30 anni l'aumento delle donne nelle amministrazioni territoriali dal 4,2% al 25% si è tradotto in una diminuzione del tasso di mortalità del 37,5%, quindi ha proprio salvato delle vite questo aumento. Tra l'altro, questo miglioramento ha riguardato soprattutto gli uomini, perché si sa che gli uomini hanno un'incidenza di mortalità superiore e una minore capacità di tutelare e proteggere la propria salute. Questo grazie alle politiche che hanno condotto queste donne rispetto alla cura medica, alla prevenzione, ai servizi sociali e all'istruzione superiore. Questo è un altro elemento a favore del periodo storico che stiamo vivendo. Altre indagini hanno per esempio rilevato in circa 54 anni in 188 paesi su 1.800 leader, quindi dico questi numeri per dare l'idea dell'ampiezza di queste indagini, come i paesi affidati alle leader donne avessero un PIL più alto mediamente del 6%. E questa è un'altra evidenza empirica che in questo momento credo che sia preziosa. Le donne poi hanno dimostrato una maggiore collaborazione in politica, anche in un'ottica bipartisan, e una maggiore capacità di conseguire dei risultati politici. Sono riuscite in America, per esempio, a far approvare il doppio delle leggi, avere una migliore produttività normativa nel congresso del 10% e a far arrivare maggiori risorse ai propri distretti attraverso la negoziazione nel congresso del 9%. C'è poi un'importante indagine di Transparency International che ha sintetizzato tutti i contributi su questa materia, che ha dimostrato come le donne hanno un rapporto più onesto nei confronti della corruzione. Le donne sono meno corrotte nella vita pubblica e politica, tollerano di meno la corruzione, hanno un livello di percezione della corruzione più elevato di quello degli uomini e sono mediamente meno a contatto rispetto agli uomini di fenomeni corruttivi. In un paese come il nostro e di fronte alla mole di spesa che dovremo gestire nei prossimi anni, questo è sicuramente un elemento da tenere in considerazione, no? Come beneficio che potrebbero apportare queste quote di genere rispetto a tutte le strutture dello Stato, organismi, nomine governative, autorità e quant'altro previsto nel disegno di legge. Troverete nel nostro contributo proprio una rappresentazione grafica che fa emergere proprio per i vari paesi un rapporto diretto tra il Global Gender Gap Index e il tasso di percezione della corruzione, quindi c'è proprio una relazione diretta. Un altro dato importante è che nei paesi dove il gender gap è più contenuto, quindi dove donne e uomini sono più uguali, è anche più elevato il livello di democrazia. Questo è un altro dato rispetto al Democracy Index che ogni anno viene fatto dall'Economist. Arrivando alla
all'attualità, e su questo voglio concludere, il Recovery Fund ha penalizzato di fatto le donne. Questo è un dato che, come dire, non ancora è stato molto dibattuto, ma non ancora abbastanza studiato. Il 57% delle risorse del Recovery Fund vanno a settori fortemente caratterizzati da un'occupazione maschile, quali la transizione ecologica e la digitalizzazione. C'è un'elevatissima presenza di lavori legati all'edilizia, dove le donne saranno presenti in maniera assolutamente minoritaria. E quindi c'è, c'è la contraddizione tra un forte impegno del PNRR nel gender mainstreaming, nel promuovere l'occupazione femminile, e nell'avere una destinazione delle risorse a settori dove indubbiamente ci sarà soprattutto una produzione di occupazione maschile. C'è bisogno quindi di una leadership di questo PNRR, non solo a livello politico, non solo a livello amministrativo, ma anche in tutti quegli altri organismi che verranno coinvolti e che vengono rappresentati chiaramente dentro questo disegno di legge, di una leadership equilibrata, anche perché, come dire, la partenza è stata abbastanza distratta. Noi diciamo c'è stata una distrazione di genere sia nelle varie task force che hanno costruito, diciamo, il percorso preparatorio per il PNRR, sia per esempio nel CTS. Quindi sono state tutte, come dire, delle avvisaglie di sistema che ci hanno già dato un po' il timore che ci sarà comunque una leadership squilibrata nella gestione del PNRR, oltre che su va i vari dubbi sulla destinazione e l'impatto delle risorse. Quindi questo disegno di legge capita più adatto, e anche i dubbi giuridici, sui quali noi chiaramente non ci esprimiamo perché non è la nostra materia, i dubbi giuridici su mettere delle quote di genere nella Corte Costituzionale, in linea di principio comunque ci trovano favorevoli, perché ci saranno nei prossimi anni dei grossissimi cambiamenti nella nostra società che avranno bisogno di essere letti alla luce della Costituzione, che è quella che in qualche modo è la base condivisa delle regole condivise della nostra democrazia. Quindi avere anche una Corte Costituzionale equilibrata, con lo sguardo e il contenuto coerente sia di donne che degli uomini, è sicuramente opportuno, soprattutto in questo momento. Quindi vi ringraziamo per l'opportunità e l'ascolto che ci avete prestato, e seguiremo con molta attenzione gli sviluppi parlamentari di questo disegno di legge. Grazie. Grazie, dottoressa Badalassi. Chiedo ai commissari presenti se hanno domande. Non mi pare. A questo punto dichiarerei conclusa la seduta di audizioni, ringraziando infinitamente tutti i nostri invitati che ci hanno fornito contributi importanti. Grazie e buona serata. Grazie a voi, grazie.